Allora, l'Italia al contrario, Elsa Fornero, Gianni Alemanno e Anna Falcone oggi per discutere una cosa che aleggiava nell'aria, una notizia che stava prendendo corpo ma che oggi ha avuto una sua sanzione esatta al meeting di Rimini, quando il ministro Giorgetti ha fatto capire in alcuni passaggi molto chiari che soldi per fare grandi riforme non ce n'è e che forse anzi bisogna raschiare il barile. C'è conduttrice numero uno, casualmente qui con te, di porpora vestita, e noi possiamo far altro che attendere pochi secondi e incominciare. A fra poco. E sulle percussioni di Luca Telese alle 20.42 comincia questa puntata di In Onda con la professoressa Elsa Fornero in collegamento. Buonasera professoressa, con la giurista Anna Falcone collegata anche lei con noi e in studio. Buonasera Gianni Alemanno, Forum dell'Indipendenza Italiana, diciamo una formazione di cui abbiamo fatto la cronaca proprio dei primi vagiti. Esatto. Però insomma oggi è lunedì, a sera vi diamo questa notizia, è lunedì, però è anche lunedì della settimana in cui si ricomincia, no? La settimana dopo Ferragosto si rimette la testa sull'autunno e lo ha fatto anche il governo. Nella fattispecie lo ha fatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che al meeting di Rimini ha detto il re nudo, ha detto quello che in fondo tutti facevano finta di non vedere, cioè per la manovra dell'autunno non ci saranno grandi fondi a disposizione, ma ha detto una cosa in particolare che andiamo a vedere perché cozza un po' con le promesse fatte dal leader della Lega, il partito di Giorgetti, durante la campagna elettorale. Vediamo un po', poi commentiamo. Chi sceglie la Lega fa delle scelte chiare. La prima legge che chi vota la Lega mi darà la forza di cancellare è la diabolica legge Fornero. In manovra di bilancio fermeremo una volta per tutte la legge Fornero. Il sistema si tiene se le generazioni hanno una continuità e se c'è una solidarietà intergenerazionale. Non c'è nessuna riforma previdenziale, non c'è nessuna misura previdenziale che tiene nel medio-lungo periodo con i numeri della natalità che noi vediamo oggi in questo paese. Professoressa Fornero, lei non è riuscita a mascherare un sorriso mentre andava questa clip. È un po' il giorno della rivincita, diciamo, su anni di invettive che da più parti, ma in particolare dalla Lega e dal leader Salvini, le sono arrivate in merito alla sua riforma. Insomma, adesso si scopre che addirittura sarebbe insufficiente data la bassa natalità del paese. Beh, guardi, mi risulta che oggi Salvini abbia anche espresso solidarietà al generale di cui si parla in questi giorni. Ecco, e ha detto che c'è libertà di opinione e libertà di espressione. Salvini la libertà di espressione la pratica da sempre, sovente senza riflettere. E quindi Salvini è abituato a parlare ma senza fare i conti con la realtà. Giorgetti, ministro dell'economia, ha a che fare con un bilancio, che è il bilancio che riguarda tutto il paese, quindi tutti noi messi insieme, che ha entrate che necessariamente arrivano da noi cittadini attraverso il fisco, cioè le tasse e i contributi sociali, e uscite che dovrebbero tornare ai cittadini sotto forma di beni e servizi. Queste voci, grosso modo, devono quadrare. Il debito si forma quando è necessario, ma oggi abbiamo sentito anche che il debito è 2.800 e rotti miliardi. E questo è veramente tanto. Allora, uno che deve fare la legge di bilancio non può parlare come si parla in campagna elettorale, come se gli elettori fossero un po' sciocchi, cioè non capissero le cose che i politici dicono. Quindi si fanno tante promesse, ma questo che ha detto oggi Giorgetti non deve stupire nessuno, perché era chiaro a tutti che non ci sarebbero stati margini finanziari per tutte le promesse che sono state fatte. Giorgetti in particolare ha detto una cosa che raramente i politici dicono, cioè ha parlato
della connessione che c'è tra il sistema previdenziale e la demografia. La demografia è un movimento di lungo termine che implica per l'Italia una popolazione in riduzione, che imita l'aumento forte, che implica l'aumento forte del numero degli anziani e la riduzione del numero dei giovani, e magari anche questi giovani non lavorano. E allora la domanda che occorrerebbe fare a Salvini è: ma chi paga delle promesse elettorali senza senno? Chi le paga? I giovani che poi vanno all'estero? Quelli che sono precari? Lui di tasca sua? Beh, queste domande vanno fatte per non prendere in giro gli elettori. Oggi Giorgetti ha dato un esempio di politico che non prende in giro gli elettori, e quindi a lui va il mio applauso. Ah, si mette fra moglie e marito con più di un dito, forse un piede. Anna Falcone, lei qui rappresenta la sensibilità della sinistra di opposizione. E dunque facciamo i conti, il taglio al reddito è arrivato perché fa risparmiare circa 3 miliardi, forse anche qualcosa di più, ma non è arrivata la flat tax per tutti né in forma limitata né in forma completa, e non è arrivato soprattutto i 1000 euro per le pensioni minime, ma la sinistra è interessata ad attaccare il governo sulle questioni economiche, o siete, come dicono i vostri critici di Fratelli d'Italia, soltanto diritti civili, immigrati e omosessuali? Beh, guardi, a parte il fatto che per fortuna la sinistra in questo paese continua a mantenere un pluralismo e un dibattito tali in cui io vedo grande fermento, e la cosa nella quale si inserisce maggiormente il dibattito è proprio la richiesta di cose concrete. La prima è il salario minimo, la cui richiesta ha raggiunto e superato un numero considerevole di firme. Basta? No, non basta. E quello che giustamente suggerisce lei è una visione di contesto, una visione generale dalla quale bisogna ripartire proprio mettendo il dito e il piede, come diceva a proposito della professoressa Fornero, nella contraddizione di questo governo, che sono evidenti, perché da una parte c'è una tradizione di destra sociale che purtroppo fa i conti con la realtà e non riesce a garantire quei diritti che invece, o quelle utilità che aveva promesso in campagna elettorale. D'altra parte invece c'è la Lega di Salvini, che continua a spingere su una visione neoliberista chiaramente incompatibile con la garanzia di quella domanda di sicurezza che invece arriva fortemente dalla classe media e dalla parte più povera del paese. Hanno tolto il reddito di cittadinanza, dicono ai giovani e meno giovani che bisogna guadagnare la vita lavorando, ma si sono dimenticati di come si costruiscono i posti di lavoro, di come si crea la ricchezza e anche di come la si distribuisce, perché questo è un principio economico. Se la ricchezza non circola, non si produce ricchezza nel paese, l'economia non cresce e il paese non cresce. Su questo dobbiamo lavorare, sì, moltissimo, perché non bastano i singoli provvedimenti, non basta il salario minimo, non basta la reintroduzione del reddito di cittadinanza, che sicuramente dovrà essere un pilastro dell'opposizione, ma bisogna lavorare proprio a una nuova visione del mondo, a una nuova visione della società, che ovviamente dovrà valutare anche, lo ricordiamo proprio in questo momento, una gestione delle risorse, anche delle risorse naturali, che purtroppo lo stiamo vedendo, deve fare i conti con i cambiamenti climatici e con delle trasformazioni molto più profonde di quelle che di visioni di contesto, il governo, diciamo, e la cultura che porta avanti vuol spacciare come prioritarie, e non lo sono. Ecco, Gianni Alemanno, il ministro Giorgetti, insomma, ha avuto parole di buonsenso o quantomeno di senso della realtà, dipende, insomma, dalla lettura che si vuole sposare, ma lei si aspettava dal governo Meloni qualche intervento in più a favore delle famiglie in difficoltà, insomma, per le fasce più deboli della società, insomma, è deluso. Abbiamo ascoltato l'intervento della professoressa Fornero e l'intervento della, diciamo, rappresentante della sinistra, e abbiamo visto da un lato un atteggiamento rigorista
austerità. Chi? Chi dei due? La professoressa Fornero, ovviamente. Dall'altro Anna lato, la signora Falcone, la dottoressa Falcone, che invece dice bisogna dare questo, bisogna dare quello, bisogna dare quell'altro. Allora, mettiamoci d'accordo, perché il problema di fondo è che tutto questo non si può fare né sul versante dell'austerità né sul versante del dare di più se non si affronta il nodo dell'Europa. Cioè noi, e questo Giorgetti ha la responsabilità di non averlo detto subito, stiamo andando incontro a un'Europa che vuole, con una guerra in corso, con la transizione green in corso, reintrodurre il patto di stabilità nel 2024, quindi mettere dei limiti durissimi, perché la riforma del patto di stabilità è ancora più dura di quella che abbiamo ereditato dal passato, la vuole reintrodurre e ovviamente in questa maniera ci strozza, perché l'unico modo per uscire da questa situazione, cioè per non fare l'austerità cieca da un lato e dall'altro lato dare risposte di carattere sociale, è crescere. E fare sviluppo, ma per fare sviluppo ci vogliono investimenti e gli investimenti ci vengono sistematicamente impediti dall'Europa, cioè non sono condizioni astratte, è l'Europa che ci impedisce di fare investimenti produttivi che fanno crescere il PIL e rendono sostenibile il debito e il deficit. Queste cose, se non le diciamo, però facciamo demagogia sia sul versante dell'austerità sia sul versante dello sviluppo. No, niente demagogia, rimaniamo sul concreto. Crede che nella fase di ridefinizione delle regole sui bilanci europei dei paesi membri sia stata, diciamo, forse una mossa un po' boomerang quella di tassare gli extra profitti delle banche senza un'interlocuzione preliminare con per esempio la BCE, cioè nei rapporti e nelle cose concrete contano molto anche le relazioni, no? E la costruzione di un comune modus operandi. La tassazione degli extra profitti delle banche ormai è stata già ridotta a nulla, c'è il tetto allo 0,1% dei ricavi, adesso si parla di un credito di imposta politico. E comunque sicuramente è stata fatta male, perché non si fanno queste cose, se prima non si chiama al tavolo le banche, l'ABI, non ci si confronta, perché il primo problema è quello di aumentare i rendimenti dei conti correnti e di dare servizi migliori ai cittadini, perché oggi i servizi che vengono dati ai cittadini sono veramente spesso vessatori. Ma detto questo, che è un problema solo laterale, torno sul punto centrale. Il punto centrale è che non si può ripristinare il patto di stabilità nel 2024 con una guerra in corso. Ci hanno costretto a fare questa guerra in Ucraina, io ero contrario, ho sempre detto che ci avrebbero create condizioni economiche peggiori, cioè avrebbe peggiorato la nostra situazione, ma ci hanno costretto, almeno non ci impongano il patto di stabilità nel 2024. Ma non sarà almeno lo stesso che c'era, è certo che non sarà un patto di stabilità rigido come quello che abbiamo sospeso peggiore, per la pandemia. Peggiore, perché è meno rigido ma più stringente, cioè ha la stessa flessibilità di un cappio che lentamente, come una garrota, si fa alla gola. Guardate, è una cosa terribile. Questo patto di stabilità ci impone manovre di tagli di 10 miliardi l'anno per 10 anni. Cioè dobbiamo essere consapevoli di tutto questo. Non sono un fan della vagabonda. No, ma cioè, continuare a ripetere questi discorsi, ci possiamo permettere questo, no, non ce lo possiamo permettere, senza parlare dell'Europa, di quello che ci sta imponendo, la transizione green. Però siamo noi che abbiamo perso 16 miliardi. Siamo noi che abbiamo perso 16 miliardi del PNRR, perché quello non abbiamo saputo spendere quei soldi. Ancora, sì, perché c'è errori di progettazione. Però, problemi. Attenzione, però il dato di fondo è che noi dobbiamo misurarci con questo: vogliamo lo sviluppo o vogliamo l'austerità? Beh, che ci sta facendo pesato, crescere a zero. Deve tremare, allora, questa mattina in redazione, quando abbiamo visto il tenore delle pagelle disegnate da Vittorio Sgarbi sul governo, mi è venuto in mente i canarini nelle miniere, cioè che quando c'è una fuga di gas muoiono. Quindi il fatto che Sgarbi abbia dato una valanga di insufficienze, e sentiremo come, secondo me è il rivelatore del fatto che ci sia un problema di tenuta di consenso dopo questi numeri e questi conti sull'economia. Allora sentiamo quella pilloletta un po' acida. Diamo un po' le pagelle ai ministri, dai. Ecco. Crosetto, 4. San Giuliano non te lo chiedo. 8. Giorgetti? C'è ancora Giorgetti? Un po' così sommerso dall'attivismo del Presidente del Consiglio, non so... 5. Ma Tajani non me lo ricordo, è ministro di che cosa Tajani? Casellati. Sì, è diventato ministro delle riforme. Non si è vista una riforma, quindi ottimo, 10. Voto alla Schlein? 10. Tradotto? 2. Allora, professoressa, era vestito da brigante, con lei Stefano ha Zullo, tutt'altra foggia, elegante e serena, e quindi ci dica quali di questi voti condivide e quali no, se può.
No, però io devo intervenire su una cosa che ha detto prima Alemanno. Alemanno. Perché io non so se dove sia vissuto lui in questi anni, in ma parlare dell'Europa in questi termini ai cittadini è di nuovo una rappresentazione continuate molto a fare falsa una propaganda europeista vergognosa. 200. Ma continuate a ripetere gli slogan vergognosi, sempre gli stessi. Prego, da Monti non interrompiamo a oggi. Perché e allora non dica dove sono vissuto. Sono vissuto in Italia, dove abbiamo visto i risultati Alemanno, dell'euro, dell'Unione Europea, non è, tutte queste realtà. Tra le qui regole della vissuto. Casa, cioè che non qui si interrompe. Ho capito, prego, non dica no, queste perché è in collegamento Alemanno. Chiedo scusa. Prego. Allora, voglio dire, forse si è dimenticato che l'Italia, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha ricevuto 200 miliardi dall'Europa per fare investimenti e riforme. Se fossimo seri, dovremmo intanto seguire quella strada. Abbiamo già perso, mi pare, qualche anno, non abbiamo fino al 2027, cerchiamo quella strada di seguirla molto bene e non di rimetterla in discussione ogni volta, e quelli sono debiti che l'Europa ci consente di fare, che ci dà a tassi agevolati o ci dà come senza chiedere la restituzione. Quindi parlare dell'Europa come se fosse sempre qui a impedirci di indebitarci è profondamente errato, e io voglio che gli italiani su questo riflettano, perché altrimenti hanno sempre diciamo la tentazione di pensare che i nostri guai dipendano dagli altri. Invece no. I nostri guai dipendono da molte cose, da molto male nostra. Che ci facciamo da soli, e anche da alcuni politici che dicono fanfarate e pretendono di dire la verità. Questo è il punto. La cosa che mi avete chiesto a proposito dei voti, non lo rifacciamo so. Vedere la pagella alla professoressa Fornero, che magari no, si ispira. Dico una cosa, che io sono per esempio rimasta molto, mi sono sentita vicina al ministro Crosetto, perché il generale, adesso mi sfugge anche il nome, Bannacci. Ma il generale non è una persona qualunque, è una persona che rappresenta le istituzioni. E parlare della diversità, lui dice certo il mondo è diverso, lo sappiamo tutti, ma parlare della diversità in quel modo è estremamente diseducativo. Noi abbiamo bisogno di creare più unione nel paese, non di dividere. E quindi secondo me Crosetto ha fatto la cosa giusta, è responsabile e ha fatto la cosa giusta. Tra l'altro non mi pare affatto che il generale abbia detto scusate, non erano no, le cose che volevo dire, ha rivendicato in più occasioni, vediamo la scheda, vediamola perché abbiamo le mani in sofferenza profonda. Quindi, in e quindi trovo totale. Molto sbagliato il voto dato a Crosetto, per bene. Cominciare. Ma ci torniamo, però prima vediamo le parole che il generale Vannacci ha usato in questi giorni per difendere le posizioni espresse nel suo libro dal polverone che hanno suscitato. Ascoltiamo Marta Vignieri e poi commentiamo. Nell'usanza dell'esercito italiano, chi subentra il comando tace. Ma dopo le polemiche per il libro Scandalo, Il mondo al contrario, il generale Vannacci ha continuato a parlare. E la pezza per difendersi dalle accuse di omofobia, razzismo e sessismo sembra peggio del buco. I tratti somatici di Paolo Egonu non rappresentano l'italianità come raffigurata da 4.000 anni di storia. Se vai in Papua Nuova Guinea e chiedi di fare il ritratto di un italiano, non lo disegnano con la pelle nera. Nella stessa intervista il generale rincara la dose. Quando parlo del batacchio tra le gambe, parlando di un uomo che entra nello spogliatoio femminile, sarei potuto essere ben più osè. Due giorni dopo, altra intervista, questa volta a Libero. Dare della normale a un omosessuale lo rende solo quello che è, ovvero parte di una minoranza. Sai qual è la verità? Essere gay vuol dire essere intoccabili, ma soprattutto privilegiati. A ossessionare Vannacci è il rapporto tra minoranza e maggioranza. Il problema è che ci sono tante minoranze, come il mondo LGBT, che di fatto impongono restrizioni a una maggioranza che la pensa in maniera totalmente diversa. Il pensiero di aver sbagliato ha sfiorato il generale? Sì,
Questa è la sua risposta. Io non ho offeso nessuno, non ho usato il linguaggio triviale e volgare come è stato detto. Credo di aver sbagliato un po' di punteggiatura. Insomma, la punteggiatura mi sembrava l'ultimo dei problemi, però no, mi permetto, cioè, con tutto l'affetto, ma andrei da Anna Falcone, perché in realtà, dottoressa Falcone, la questione tiene insieme sia i voti delle pagelle di Sgarbi, sia la questione sollevata dal generale Vannacci. Perché? Perché in quei voti di Sgarbi, i voti più bassi, addirittura Antonio Tajani era senza valutazione, Guido Crosetto, il ministro della difesa, che ha, diciamo, espresso parole, diciamo, non di sostegno, mettiamola così, nei confronti di Vannacci, ha preso un 4. La sensazione è che, diciamo, le posizioni moderate siano viste con un po' di insofferenza all'interno del governo. È così che dobbiamo leggerla? È un puro caso? Perché Tajani oggi, tra l'altro, ha detto una cosa praticamente identica a quella detta da Crosetto, cioè siamo liberi di pensarla come vogliamo, ma se rappresentiamo le istituzioni dobbiamo starci un po' più attenti, che dovrebbe essere, insomma, una cosa di buon senso. Come dobbiamo leggerle queste? Cioè, Sgarbi è un po' la sentinella degli umori nel governo o sono due cose scollegate? Può darsi che siano collegate. Quello che io registro è una fibrillazione e delle fratture che si fanno sempre più profonde all'interno del governo, perché, come dicevo prima, e mi permetto di rispondere ad Alemanno, perché il fatto che io sia una giurista progressista di sinistra è noto a tutti, ma continuo a essere senza tessera e, se mi permette, anche di una generazione diversa rispetto a quella sinistra di cui lei parlava, in cui si pensa soltanto alla distribuzione e non alla produzione della ricchezza. Noi abbiamo in mente un'idea di società in cui la produzione della ricchezza debba essere rispettosa innanzitutto del lavoro, dell'ambiente, dei diritti delle persone, insomma, di un'idea di società che finalmente faccia i conti col fatto che siamo da più di 20 anni in un secolo nuovo. Invece certa destra pare non abbia voluto fare i conti con questo, continua a guardare al passato anche nei confronti dell'Europa. Queste fratture sono sempre più evidenti e questo mi preoccupa come cittadina, non soltanto come un attivista che ha degli ideali abbastanza chiari. Su Vannacci la cosa è veramente imbarazzante. È veramente imbarazzante non solo per il ruolo dell'autore del libro, che mette in imbarazzo tutte le forze armate, e il fatto che lui rappresenti la forza in uno Stato di diritto. In uno Stato di diritto la forza non è a servizio della maggioranza. In uno Stato di diritto, in una democrazia come pluralista come la nostra, le forze armate sono al servizio proprio della democrazia, del rispetto delle istituzioni, del rispetto della Costituzione e accanto alla libertà di manifestazione del pensiero, che è uno di quei diritti fondamentali che o è garantito a tutti o non è garantito a nessuno, che o rispetta i diritti fondamentali e le libertà tutte o finisce e rischia di non rispettarne nessuna. È a dir poco imbarazzante ascoltare alcuni esponenti della maggioranza invocare addirittura la Costituzione per giustificare l'ingiustificabile. Ecco, le posizioni espresse dal generale, mi perdoni, sono veramente ingiustificabili. Io trovo davvero, non riesco a trovare gli aggettivi per poter commentare l'aver richiamato la Costituzione e quindi la libertà di manifestazione del pensiero per cercare di mettere una pezza di fronte a delle esternazioni che sono ben oltre l'hate speech. Noi stiamo cercando ancora una volta, e questo sì è una destra davvero molto vecchia, di attribuire a dei gruppi, che sono dei gruppi anche ancora oggi nel nostro paese soffrono delle enormi discriminazioni, la responsabilità dei problemi di cui soffre una società, molto una società chiaro, sempre più divisa. Lei deve rispondere. Non c'è solo la Costituzione, ma c'è veramente una giurisprudenza sconfinata della CEDU. Cioè, non è neanche un'idea politica, cioè è un principio giuridico. Chiaro. Leggiamo Bene. La giurisprudenza della, allora, Corte Europea per i diritti dell'uomo Alemanno, e ci facciamo un'idea. Lei deve rispondere, ma anche a un'altra domanda. Salvini dice più o meno le stesse sue cose sul generale. Non è che volete entrambi sottrarre voti alla Meloni approfittando che Crosetto ha avuto una posizione repubblicana? Sentiamo questo Salvini e poi risponda a lui e alla Falcone. Questo generale Vannacci, che è stato additato come un pericolo,
Io me lo comprerò questo libro. Mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un grande sistema, un grande fratello che ti dice questo lo puoi leggere e questo non lo puoi leggere. Il generale ovviamente deve essere giudicato per quello che fa in servizio, facile estrapolare alcune frasi. La condanna al rogo alla mo' di Giordano Bruno nell'Italia moderna e solidale del 2023 non mi sembra assolutamente ragionevole. Volete fregare voti a Fratelli d'Italia approfittando del generale? Allora, il generale è un ufficiale in servizio e quindi non può candidarsi e quindi non... Questo tema ancora non è sul tappeto, non so nella testa di Salvini cosa c'è, nella testa mia non è questo il tema. Il tema è che l'articolo 1472 dell'ordinamento militare dice che i militari hanno diritto di esprimere il loro pensiero, salvo che non rivelino vicende d'ufficio. Quindi il generale Vannacci può esprimere il suo parere, il suo pensiero in un libro che magari ha molti aspetti. Ma perché non parla dei contenuti, aspetti... Alemanno? Certo, se uno dice che la EGON non rappresenta l'Italia con i suoi tratti somatici, il razzismo no. Allora, il libro è molto rozzo in numerosi passaggi, su questo non c'è dubbio. Il tema è che Vannacci è stato destituito dal suo incarico su iniziativa del ministro Crosetto senza neppure un giudizio militare, sulla base di un tweet che Crosetto ha scritto senza aver letto il libro ma avendo letto soltanto l'articolo di Repubblica, e sulla base di una demonizzazione impressionante. Tra l'altro qui stiamo parlando di una persona che ha servito l'Italia a tutte le latitudini, che ha fatto la prima linea in Afghanistan, che è stato comandante del colonnello Moschini, che è stato comandante del Folgore, che ha denunciato la questione dell'uranio impoverito. Lui ha avuto il coraggio alla commissione parlamentare di dire la realtà sull'uranio impoverito, e io sono convinto che in questa situazione c'è anche il fatto... Cioè l'uranio impoverito cosa c'entra? Il libro l'ha scritto lui, scusi, se uno ce l'ha con una minoranza... Io non sto chiedendo a nessuno di condividere... Lei non vuole entrare nel contenuto. No, io voglio entrare nel contenuto. Sto dicendo che nessuno è obbligato a condividere quello che ha detto Vannacci. Sessuali su quello che dice Vannacci. L'ho già detto, Vannacci attacca l'ideologia gender in una maniera rozza e semplicistica, e quindi da questo punto di vista sicuramente può essere controbattuto, non può essere destituito per aver espresso una opinione. Cioè, questo è il punto centrale, perché se colpiamo nella democrazia il diritto di esprimersi, stiamo colpendo tutto. Una domanda velocissima, le chiedo se può di essere breve nella risposta. Se lei fosse un militare gay, avrebbe detto le stesse cose sulla posizione di Vannacci? Perché se sei gay e sei nell'esercito, allora, un generale pluripremiato, stimato sono discorsi proprio basso. È la vita, è la vita vera. Come io comanda? Ho amici gay, stimo autori, cioè consiglio autori molto importanti, autori notoriamente, dichiaratamente gay, come non so, Mishima. No, ma io sto parlando del soldato di leva omosessuale che magari viene dalla provincia dove non può... Vieta. E Vannacci non ha mai detto, non sto dicendo questo, che è un soldato gay parlando del clima, espulso dall'esercito. Sto parlando di un generale. Quindi da questo punto di vista non esiste. Solo per chiarire il tenore della domanda. Io sto parlando di un generale che, come lei giustamente ha ricordato, è molto stimato, certo, pluripremiato ed è un fiore all'occhiello dell'esercito. Esatto. Se un generale così stimato sdogana quel giudizio su una minoranza omosessuale, io, se sono un soldato gay nell'esercito, po' mi rabbuio, posso? Lui, Vannacci, ha cercato di dire con parole rozze soltanto una cosa, che c'è un concetto di normalità che riguarda la maggioranza delle persone. Non ha detto che i gay devono essere discriminati. Ma è gravissimo. Non ha detto che i gay devono essere discriminati. Vabbè, non voglio convincerla, però mi sembra... Ha detto molte cose, sono... ha preso pure posizione a favore della campagna vaccinale, che per esempio io critico sul versante del Covid, però da questo punto di vista è stato colpito una persona che ha espresso il suo parere, che un cosa, suo punto Anna di Falcone, vista. Anna Falcone cosa diceva? Anna Falcone. No, dicevo che è bellissimo questo concetto di normalità elevato insomma a criterio fondante. C'è scritto nella Costituzione, non è mai scritto, nella Costituzione insomma, la famiglia è fatto in Costituzione padre, esiste madre, no, mi scusi. No, non c'è scritto affatto, non c'è scritto affatto. Voi continuate a leggere la Costituzione soltanto a pezzi. E per quello che mi riguarda, lei cita un articolo del codice militare dimenticandosi dell'articolo 21 e di tutti i primi 12 articoli
della Costituzione, che come le sa sono diritti e principi fondamentali che non possono essere derogati da nessuna norma. Esattamente, tra cui c'è la libertà di espressione, e non è accettabile il fatto che ancora si continui a inquadrare questa vicenda come una limitazione del diritto di espressione di Vannacci, che infatti si è liberamente espresso. Ed è stato il problema è che questa incarico. Libertà in democrazia trova dei limiti incarico. E i limiti sono il rispetto della persona umana, il rispetto della dignità, il rispetto dei diritti e della libertà di espressione degli altri, anche la libertà sessuale, anche i diritti delle donne, visto che io non ho letto il libro, ma per come importa, mi pare che ci siano dei passaggi anche antifemministi, quindi questo ribadire il diritto dalla libertà di manifestazione del pensiero di Anna, che nessuno gli ha negato, ma di cui se ci saranno gli estremi, poi eventualmente insomma risponderà nelle opportune sedi, però viene negato agli altri, il diritto alla dignità viene negato, il diritto ad avere un diverso orientamento sessuale, ecco, questo può essere negato, mi scusi, ma è giuridicamente inaccettabile. Chiaro, sì, la dottoressa Falcone, capire dove ha studiato la giurisprudenza questa signora. La passione di chi, diciamo, di chi fa compassione sono per il proprio lavoro. Sono 4 contro 1, No, non siamo 4 contro 1, no, qui non, nessuno è contro nessuno, si discute per forse quello... Forse ha parlato più di tutti e 4, cerchiamo, Alemanno. Cerchiamo di non, non sovrapporci proprio per quello, però adesso c'è il super spot, fa parte delle minoranze che prendono troppo spazio. Super spot, poi andiamo dalla professoressa Fornero per la chiosa finale. Contatevi col cronometro. Allora, rieccoci in studio, discutiamo ancora. Ovviamente c'è un tema, la libertà di espressione deve per forza avere dei confini. Se uno fa l'elogio del nazismo non è libertà di espressione, se uno fa l'elogio della segregazione ed ha anche un ruolo istituzionale. Suo padre ha vestito una divisa tutta la vita, lei non l'ha mai sentito parlare di politica, quindi è fantastico come lei difende, dice non condivido le posizioni e poi lo difende fino a morte. Ma cosa pensa la professoressa Fornero? Ma soprattutto Giorgia Meloni deve intervenire, perché stiamo facendo i conti senza Brava, l'oste. Marianna. Giorgia Meloni è silente in tutto ciò. Dovrebbe intervenire, infatti. Beh, devo dire che Giorgia Meloni ogni giorno ha la sua pena, povera. Perché qui si svegliano tutti a dire le cose più destabilizzanti dal punto di vista di un'azione di governo. Lei vorrebbe poter governare, ma diciamo che è molto difficile. Comunque io torno a quello, l'ha detto molto bene prima di me Anna Falcone, quindi è inutile che io, lei è giurista, l'ha detta molto 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 bene. Io trovo che per esempio ricordare che una cittadina italiana grande sportiva non ha i tratti somatici nostri. Mamma. Poi 4.000 anni, chissà come eravamo 2.000 anni fa, chissà quali tratti somatici, quale colore. E quindi questo è profondamente ingiusto. Io non rientro nella questione giuridica, la lascio per l'appunto a chi sa più di me. Però perché fare queste cose? Lui dovrebbe anche pensare all'impatto che questo ha su tutti i soldati che lui dovrebbe comandare. L'esempio nelle istituzioni è fondamentale, quindi non si tratta soltanto di dire no, è libero di dire quello che vuole o di scrivere quello che vuole. No, perché non sei degno di vestire, se usi queste espressioni non sei degno di vestire. La dignità se l'è conquistata sul fronte, professoressa, se l'è conquistata sul fronte, ci sono vari non su queste sciocchezze, se l'è conquistata fronti. In prima linea, andateci voi in Afghanistan, quindi, ci vada al closetto in Afghanistan. Ma quindi se uno sta in prima linea poi può fare quello che vuole. Deve avere rispetto per le sue opinioni. Ma suo padre ha mai fatto esternazioni politiche, era un ufficiale. Certo, si è espresso, erano altri tempi, ma si è espresso anche mio padre. Hanno diritto alle opinioni politiche, basta con queste discriminazioni. Io da domani mi preoccupo. Non ancora, si mette in aspettativa prima di fare campagna elettorale. Che a casa nessuno sta capendo niente, comunque vi voglio dire. Voglio dire che un conto è il suo valore militare, che può essere altissimo. È un conto invece è la sua figura istituzionale. Facciamo il dibattito perché abbiamo finito il tempo. È stata molto, molto carente.
Chiaro, ci sono i fronti militari, ci sono anche quelli politici e anche quelli, diciamo, delimitati dalla Costituzione, magari anche, come sì, dire, eccellere in quelli. Va bene, però no, è finita qui, è finita, lo dico a tutti. Non c'è medaglia, no, 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 è finita qui. È finita qui, vi devo salutare, ringraziamo Anna Falcone, la professoressa Fornero, grazie, grazie a Gianni Alemanno anche per la passione che ci mette. Dopo di noi c'è Atlantide Files, puntatone, Our Godfathers, c'è Tommaso Buscetta, immagini del repertorio, tanto bello. E domani torniamo con domani la noi siamo qua, ci trovate qua.